rubava carte di credito a ignari anziani e le utilizzava per prelevare contanti. Arrestato a Riposto un giovane giarrese. Carnevale a rischio, deserta la gara per l'affidamento del servizio di controllo degli accessi al circuito, nuovo tentativo il 20 gennaio. Scuole al freddo ad Aci Sant'Antonio, la denuncia del Codacons, l'amministrazione tranquillizza, siamo già intervenuti. Bentrovati con il nostro TG Reporter. Tra gli altri argomenti del nostro giornale vi parleremo di una scossa di terremoto avvertita poco prima delle 13 nell'Accese, epicentro a pochi chilometri da Aci Sant'Antonio, ma non sono stati rilevati danni a cose o persone. Il cittadino segnala, la nostra rubrica si concentra oggi su Mangano, dove vengono alla luce alcuni disagi per i residenti. Parleremo poi di San Sebastiano, la festa del 20 gennaio si avvicina, la diocesi intanto smentisce le voci circolate in queste ore circa una sosta di preghiera per una esibizione neomelodica. Questo è altro all'interno del nostro giornale. Cronaca in primo piano, arrestato a Giarre, anzi a Riposto, un giovane pregiudicato che adocchiava persone anziane, rubava loro carte di credito e postamatte, poi si recava negli uffici postali per prelevare danaro. Almeno 4 i casi accertati. Rubava carte di credito agli anziani e poi si recava a prelevare. A conclusione di una meticolosa attività investigativa, i carabinieri di Riposto hanno arrestato il giarrese Salvatore Grasso, 30 anni, pregiudicato, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Catania su richiesta della Procura Etnea. Il giovane è ritenuto responsabile di numerosi prelievi fraudolenti di carte di credito e postamat. I fatti risalgono all'estate del 2018. Le indagini dei carabinieri hanno accertato almeno 4 prelievi indebiti effettuati dall'uomo, per un totale di circa 2.000 euro, che usava carte precedentemente rubate nelle strade del centro cittadino di Giarre, a persone anziane che lasciavano le autovetture aperte, con borse e borselli in vista o addirittura anche con l'auto in movimento. I carabinieri, attraverso una minuziosa analisi delle immagini di videosorveglianza, sono riusciti a ricostruire le azioni delittuose del Grasso e la magistratura, concordando appieno con gli esiti investigativi, ha disposto l'arresto dell'uomo, che è stato tradotto nel carcere di Catania, Piazza Lanza, dove dovrà rispondere dei reati di ricettazione continuata con recidiva aggravata e di indebito utilizzo di carte di credito. E adesso parliamo del terremoto, ve ne accennavamo qualcosa già nei titoli di apertura. Il terremoto è stato avvertito nell'Accese poco prima, dicevamo, delle 13, 2.5 scala Richter, a profondità di un chilometro, a pochi chilometri come epicentro di Aci Sant'Antonio. Sia ad Aci Sant'Antonio che ad Aci Reale il terremoto è stato avvertito distintamente, tant'è che in alcune scuole gli alunni sono stati fatti uscire anticipatamente per precauzione. Comunque non sono stati segnalati al momento danni significativi a cose o persone, essendo stato registrato ad una profondità di appena un chilometro. Possiamo parlare di una scossa sismica comunque superficiale con carattere ondulatorio. Questo è quanto è stato avvertito, dicevamo, poco prima delle 13. Adesso invece parliamo di carnevale. Abbiamo detto carnevale a rischio, sì, perché è andata deserta la gara per l'affidamento del servizio di controllo degli accessi al circuito, un controllo che la legge prevede sia garantito. Adesso si farà un nuovo tentativo il 20 gennaio, vediamo. Carnevale di Aci Reale, si profila all'orizzonte un possibile eventuale inghippo che potrebbe mettere persino a repentaglio l'avvio e lo svolgimento della manifestazione carnacialesca. Anche se dalla fondazione, dallo stesso assessore al turismo Fabio Manciagli,
si guarda con ottimismo alla data del prossimo 20 gennaio, fissata per raccogliere le manifestazioni di interesse a livello nazionale per l'affidamento del servizio di biglietteria e controllo accessi al circuito sulla base delle normative vigenti sulla sicurezza. Sono previste 6 postazioni di biglietteria, dove svolgeranno servizio pure delle guardie giurate, altrettanti varchi di servizio con 4 operatori e poi uno in ognuno dei 25 varchi chiusi a delimitare il circuito. Per ogni giornata sono previste un totale di 136 unità suddivisi su 2 turni. Quest'anno, per garantire il servizio, è stata messa a disposizione la somma di 80.600 euro, prevedendo, come lo scorso anno, un aggio di circa 28 centesimi per ogni biglietto. La somma disponibile risulta quindi ben inferiore di meno della metà di quella impegnata lo scorso anno, che vide pure la Festa dei Fiori, per un ammontare di 165.992 euro, a fronte di un totale di 9 giorni di manifestazione. Per l'edizione 2020 i giorni previsti solo per la tornata invernale, che vede il ritorno dei carri infiorati, sono invece 8. È possibile perciò rilevare un'evidente disparità. Il primo step in ambito locale per l'affidamento del servizio di biglietteria e controllo accesso al circuito, che, è bene rilevare, deve essere svolto da società autorizzate dalla prefettura attraverso inoltre l'impiego di personale munito di apposite specializzazioni, è andato in tal modo deserto, avendo rinunciato anche chi lo scorso anno aveva svolto il servizio, non ritenendo appetibile l'offerta di quest'anno. In ogni caso, il servizio idoneo per la sicurezza deve essere garantito pure senza il circuito a pagamento. Il prossimo passaggio è stato fissato, come detto, per il 20 gennaio, sperando che si possa superare così questo rilevante ostacolo, come a modo di sostenere l'assessore Manciagli. Quest'anno la Fondazione ha deciso di fare entrambe le gare, di collegare entrambe le gare. Praticamente sia il discorso biglietteria che quello di sicurezza sono in un'unica gara. Purtroppo ad oggi le gare che abbiamo fatto sono andate a deserte, ma adesso ne abbiamo fatto un'altra estendendo gli inviti, che scade il 20 di gennaio proprio per San Sebastiano. Speriamo che il nostro compatrono ci possa portare anche un po' di fortuna. L'idea logicamente è quella di poter avere una gestione che possa controllare entrambi i servizi per una maggiore funzionalità di tutto il servizio. Appunto, in questa ultima gara che abbiamo fatto abbiamo aumentato la parte del fisso di circa 10.000 euro proprio per renderla più interessante da parte delle aziende, mentre il discorso della biglietteria rimane sempre in percentuale. Ad ACI Reale, ritirare le notifiche di pagamento dei tributi locali sembra un'impresa, sembra impossibile. Lunghe code si registrano davanti all'agenzia di via Vittorio Emanuele, autorizzata dal comune. Gli utenti sono inferociti e chiedono di migliorare il servizio. L'amministrazione sembra correre ai ripari. L'assessore al bilancio Alfio Cavallaro annuncia un implemento degli orari di apertura delle agenzie consegnatarie, ma per ragione di spazio approfondiremo meglio l'argomento nell'edizione del TG di domani. Adesso ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, tra poco. La popolare festa di San Sebastiano, vissuta in diretta nei momenti salienti della giornata attraverso le telecamere di Etna Espresso Channel. Una speciale trasmissione dedicata a chi non può partecipare direttamente, agli anziani, ai malati e soprattutto a tutti quegli accesi e devoti disseminati in tutto il mondo. Lunedì 20 gennaio dalle 6.50 alle 15.30 e la sera dalle 21 fino alla chiusura della cappella. Inoltre seguiremo anche l'ottava, prevista il 27 gennaio a partire dalle 19. Etna Espresso Channel, la TV al servizio delle ACI, su canale 115 del digitale terrestre, su Facebook e YouTube. Centro Analisi SAEM informa la clientela che il proprio laboratorio prelievi è aperto tutti i giorni dalle ore 6. Le analisi vengono effettuate in sede. Il Centro Analisi SAEM del dottor Di Carlo è in via Marchese di San Giuliano 21, a Cireale, vicino la biblioteca Zelantea. Per info 095 60 48 83. A vostra disposizione per ogni particolare esigenza con la massima cortesia. Carnevale 2000, Carnevale 2020. 20 anni Carnaval. Carnaval, sorridi e Carnaval, ti vesti in maschera,
guarda che effetto fa. Oh, oh, oh. I bambini di ieri e di oggi si vestono d'allegria con Carnaval. I più simpatici costumi, dalle maschere classiche, delle più belle fiabe o racconti, ai più nuovi cartoni. Festeggia i 20 anni Carnaval. Costumi in maschera per tutte le età. Ad Acireale, in Corso Umberto 212. Outlet in via Romeo 7, di fronte il Palazzo di Città, dove puoi scegliere il tuo costume in maschera a soli 19,50 €. Qualsiasi costume. Vieni da Ulisse, scegli da Ulisse le scarpe, le borse e pure gli accessori. Vieni da Ulisse, scegli da Ulisse per uomo, per donna, ma anche per bambini. Se vuoi camminare comodo davvero, vieni da Ulisse e ti togli il pensiero. Comodi, con Ulisse si può. Un grande assortimento, un grande parcheggio e tanta qualità a prezzi convenienti. Ulisse, scarpe, valigie, accessori. Via Lazzaretto, svincolo autostradale Acireale. Vieni da Ulisse, scegli da Ulisse, vieni da Ulisse, scegli noi Ulisse. Sono iniziati i saldi. Caseificio Serena, l'arte della mozzarella pugliese, a casa vostra. Vieni, assaggia e gusta. Lavorazione a vista di mozzarella, burrata, stracciatella, formaggi, prodotti da mani esperte pugliesi. Ogni giorno, al banco, salumi di prima qualità. Inoltre, vasta gamma di prodotti tipici pugliesi, orecchiette, taralli, vini e tanto altro. Ogni martedì, mozzarella e ricotta senza lattosio. Crea nel tuo evento l'angolo del Casaro per la produzione a vista di mozzarella o formaggi. O se vuoi, puoi scegliere i nostri finger food. Caseificio Serena, via Salvatore Vigo 3133, Acireale. Se avete scelto l'Etna come meta, volete godervi la neve. Passando per Lingua Glossa, fermatevi al Garden Bar. Lo trovate di fronte alla villa, in via Roma 216. Garden Bar, dalla scuola pasticcera Acese. Centinaia di prodotti buonissimi da gustare in ogni momento della giornata. Dalla colazione con le esclusive raviole di ricotta, alla tavola calda. Dalla rinomata cioccolata calda, agli aperitivi. Pasticceria con produzione giornaliera. Angolo riservato alla vendita di articoli per fumatori. Se passate per Lingua Glossa, vi aspettiamo al Garden Bar in via Roma 216. Fermate. Scalia Musmarra. La storia si rinnova. Vieni a constatare la qualità dei nostri capi oggi dalle migliori firme. Per l'uomo, oltre a Duca Visconti di Modrone, Armata di Mare, Ingram e tante altre firme, Calvin Klein. Per la donna, un grande reparto rinnovato con in esclusiva Oltretempo e Marta Marzotto. Scalia Musmarra, un grande assortimento per neonati e intimo e uno store dedicato alla casa e ai corredi, dove oltre ai prodotti Zucchi, Caleffi, Bassetti, trovi in esclusiva la nuova linea Liu Jo Casa. Scalia Musmarra, Piazza Duomo 23, di fronte alla Cattedrale di Acireale. Sui prezzi, già molto convenienti, grandi saldi. Siamo con Viviana e Sara del punto Enel di Acireale. Viviana, quale assistenza offrite ai clienti per le operazioni sui contatori Enel? Da noi è possibile effettuare volture su ventri successato, modifiche potenze, nuovi allacciamenti e tanto altro ancora su luce e gas. Chiediamo a Sara del punto Enel, operate solo per il territorio di Acireale? Assolutamente no, possiamo intervenire su tutte le forniture nazionali. Per cui se un cliente volesse effettuare una voltura di un contatore presente in un'altra città, può tranquillamente farlo. Da oggi l'energia ti è più vicina. Punto Enel, servizio luce e gas, piazza indirizzo 23, Acireale. Plaza Toast, morsi di piacere. Plaza Toast, più di 30 scelte di toast con tante varietà di farine, anche gluten free, oltre a sfiziosissime insalate. Prova il menù Cine Toast, che comprende un toast, una bevanda analcolica e un biglietto d'ingresso per il margherita multisala con soli 10,90 €. Se vieni da Plaza Toast tutti i lunedì, menù bimbi omaggio. Basta che mamma e papà effettuino una consumazione di almeno 7 €. Plaza Toast, la prima tosteria takeaway di Acireale, anche con servizio a domicilio in tutta la città. Siamo in piazza Garibaldi 1314 con Deora all'esterno. Chiamaci 345 816 2022. Scuole al freddo ad Aci Sant'Antonio, la denuncia arriva dal Codacons, ma l'amministrazione comunale tranquillizza. Siamo già intervenuti, dice il sindaco Caruso. Vediamo.
Le scuole di Aci Sant'Antonio al freddo. E questa è la denuncia del Codacons, che spiega come gli studenti di alcune classi dell'Istituto Alcide De Gasperi siano costretti a svolgere le quotidiane lezioni in aule davvero gelide. A denunciarne la criticità è l'avvocato Veronica Russo, responsabile comunale del Codacons, che dichiara che, secondo quanto denunciato dai genitori, dalla ripresa delle lezioni nel plesso centrale dell'istituto la temperatura è molto più bassa. Una situazione inaccettabile, afferma l'avvocato Russo, la salute dei bambini deve essere tutelata, situazioni del genere non devono ripetersi. A questo proposito Caruso ha anche fatto riferimento alla legge 81 del 2008, secondo la quale all'interno degli edifici scolastici nel periodo invernale la temperatura deve variare tra i 18 e i 22 gradi. Una legge che il sindaco Santo Caruso dice di conoscere bene. Con questa amministrazione, dichiara il primo cittadino, è stata posta particolare attenzione a tematiche del genere, tanto che sono state rese sicure tutte le caldaie del territorio comunale. Il plesso centrale della De Gasperi, chiarisce Caruso, ha avuto un guasto solo al primo piano e, come da contratto, la ditta è intervenuta per ripararlo. I tecnici stamattina si sono recati sul posto e tutto è tornato alla normalità. Sulla questione è intervenuto anche il consigliere Finocchiaro, il quale, con ironia, ha pensato che gli scolari al freddo e al gelo, come nella celebre canzone natalizia Tu scendi dalle stelle, fossero stati chiamati ad impersonare i personaggi del presepe. Un'ironia con la quale Finocchiaro sottolinea come, a sua detta, il sindaco e l'assessore alla pubblica istruzione Orfila mostrino disinteresse nei confronti della comunità. Una questione che ci lascia senza parole, dice Finocchiaro, viste le somme cospicue disposte dall'ingegner Ciancio con affidamento diretto per interventi agli impianti delle strutture scolastiche. Una questione su cui, conclude, dovremo fare luce con opportuni approfondimenti. È fisiologico, la replica del sindaco Caruso, che in 13 plessi presenti sul territorio possano presentarsi dei guasti, ma dovrebbe sapere il consigliere Finocchiaro che sono plessi costantemente monitorati. In un caso simile, ricorda Caruso, non è colpa né dell'amministrazione né degli uffici, e cercare di additare l'ente è fuorviante. Tentare di puntare il dito contro l'ingegner Ciancio, conclude, reitera il conflitto di interessi, per il quale il consigliere Finocchiaro sembra non provare pudore. Momenti di apprensione questa mattina in pieno centro ad Aci Reale per un incidente che di cui è rimasta vittima una signora anziana che è stata falciata da un'auto mentre attraversava la strada all'altezza di piazza Leonardo Vigo. Vedete i momenti subito dopo l'incidente, filmati da un passante nei quali si presta soccorso alla signora anziana, che poi è stata prontamente accompagnata all'ospedale di Aci Reale da una ambulanza del 118. Sul posto sono prontamente intervenuti per i rilievi del caso una pattuglia del nucleo antinfortunistica della Polizia Municipale di Aci Reale, appunto per i rilievi del caso. E adesso restiamo sempre ad Aci Reale, il cittadino segnala, la nostra rubrica, sguardo rivolto alla frazione di Guardia Mangano, dove si registra una discarica all'interno di un terreno abbandonato. I residenti lanciano un appello all'amministrazione. La rubrica Il cittadino segnala oggi si occupa di Guardia Mangano, più precisamente di via Palombaro. Il primo tratto, ci spiega chi ci ha sottoposto la segnalazione, è al buio da anni, una criticità che favorisce la condotta spregiudicata di chi di notte, non temendo di essere visto o riconosciuto da nessuno, conferisce indebitamente rifiuti.
All'interno di un terreno ormai abbandonato si è creata una vera e propria discarica, dove all'interno c'è davvero di tutto. Comprendiamo, ci ha spiegato un residente della zona, che ci si trovi davanti all'incuria di un privato che, abbandonando il suo terreno e non proteggendolo in alcun modo, presta il fianco al proliferarsi dell'inciviltà. Ma anche il comune, ha proseguito, si sta rendendo complice di questo degrado. Da una parte il mancato ripristino della pubblica illuminazione, dall'altra l'incapacità di far rispettare le ordinanze sindacali che intimano ai privati cittadini la pulizia periodica del loro area verde, soprattutto se vicino a strade o abitazioni. È un vero e proprio appello alle istituzioni affinché si intervenga e affinché vengano adottate tutte le soluzioni che restituiscono dignità ad un luogo che ormai sembra essere stato abbandonato da tutti. E adesso parliamo di San Sebastiano. La diocesi smentisce le voci circolate in queste ore circa una sosta di preghiera per una esibizione neomelodica, e questa sera invece nell'ambito delle celebrazioni della festa si inaugura un altare votivo. Grande fermento ad Acireale, che si prepara a riabbracciare l'amato guerriero San Sebastiano. Mancano pochi giorni ormai a quella che è fra le più antiche feste di Acireale, come testimoniato da un documento recentemente ritrovato, ponendo in evidenza come la festa di San Sebastiano abbia alle sue spalle ben 500 anni di storia. Questo significa come San Sebastiano sia nel cuore del popolo acese, nel cuore delle generazioni, nel DNA di questa città e di questo popolo. Parole professate dal decano della Basilica di San Sebastiano al ritrovamento del documento. In attesa della festa di lunedì 20, in ogni via e quartiere della città sono state promosse delle iniziative dedicate al glorioso martire. Tra mostre d'arte, fotografiche, concerti e conferenze spiccano anche iniziative pensate dai comitati dei quartieri pronti ad accogliere il passaggio di San Sebastiano. Il comitato Viale Regina Margherita Festeggiamenti San Sebastiano e Acireale stasera alle 19.30 inaugura un altare votivo in onore a San Sebastiano presso la villetta di Viale Regina Margherita, angolo via Mancini. Una villetta che il comitato ha pensato di riqualificare con parte dei fondi raccolti lo scorso anno, angoli questi necessari a mantenere vive le tradizioni popolari e di culto. Una storia, quella del comitato Viale Regina Margherita, che dura da oltre 50 anni, composta da membri di qualunque età che, uniti nella fede per il glorioso martire, portano avanti anche progetti rivolti a bambini meno fortunati, come l'adozione a distanza, iniziativa che verrà rinnovata anche quest'anno. E intanto la diocesi di Acireale, di concerto con la Basilica San Sebastiano ed il comitato Festeggiamenti, si affretta a smentire le voci circolate negli ultimi giorni che vorrebbero una sosta programmata del percolo dinanzi ad una esibizione di musica neomelodica. La presente diocesi, la Basilica ed il comitato, si legge in una nota, non avvallano alcuna iniziativa similare ed autorizzano altresì tutte le altre soste tradizionali e di natura tecnica. E in occasione della festa il sindaco di Acireale ha emesso un'ordinanza per la chiusura anticipata delle scuole pubbliche e private nella giornata di lunedì 20 gennaio, in occasione appunto dei festeggiamenti in onore del compatrono San Sebastiano. Chiusura anticipata delle scuole dunque di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, all'interno del territorio comunale di Acireale alle ore 10.30 del 20 gennaio. Chiusura per l'intera giornata invece degli asili nido comunali. Ci fermiamo, ma nella seconda parte continueremo ancora a parlare di feste religiose in corso a Via Grande, in diretta televisiva, tra l'altro la festa di San Mauro. Ne parleremo tra poco. Connessione danza. Se ami la danza, connettiti. Predanza. Propedeutica. Danza classica. Contemporaneo. Repertorio. Hip hop. Flamenco. Pilates. Connessione danza. Direzione artistica Agata Pennisi, laureata all'Accademia Nazionale Danza di Roma. Siamo ad Acireale, in via Dafnica 160, cortile Istituto San Michele, con ampio parcheggio interno. Per info 351 590 95 55.
Automobilisti, il consorzio autoriparatori riuniti vi ricorda che tutti i veicoli sono soggetti a revisione, la prima volta dopo il quarto anno dall'immatricolazione, successivamente ogni due anni. CAR è ad Acireale in via San Girolamo 70, nei pressi della stazione ferroviaria, e in via provinciale per Santa Maria Ammalati 111, vicino la chiesetta di San Cosmo. Revisioni in tempi brevissimi per tutti i mezzi a due e a quattro ruote. In via San Girolamo anche di mezzi pesanti, bus e camion. CAR Consorzio Autoriparatori riuniti, collaudi impianti a gas, di ganci traino, reimmatricolazione ciclomotori. Consorzio Autoriparatori riuniti. Villa Grazia, due strutture ricettive per anziani dove puoi scegliere di vivere serenamente e spensieratamente. Villa Grazia è a disposizione di tutti quegli anziani autosufficienti e non, che si trovano nella necessità temporanea o definitiva di poter mantenere la loro autonomia all'interno di un contesto di ospitalità, con assistenza continuativa da parte di personale specializzato, in grado di seguirli nello svolgimento della loro vita quotidiana. Villa Grazia, una grande esperienza maturata in tanti anni di attività e consolidata giorno per giorno. A Santa Venerina, via provinciale Linera, per info 345 935 46 64 o 349 775 57 27. www.gruppovillagrazia.it. Progettazione e costruzione infissi, lavori in alluminio o alluminio legno a taglio termico con certificazione per usufruire del rimborso statale fino al 50%. Legge 296/06. Vieni, ti aiuteremo a istruire la pratica. Inoltre produciamo persiane in acciaio zincato verniciato, infissi in PVC, giardini d'inverno, zanzariere, box doccia, avvolgibili in acciaio e alluminio, prefabbricati metallici in terrazze con strutture in acciaio zincato. Progettazione e costruzioni infissi ad Acireale in via Guicciardini 7, zona Piazza Dante. Telefono 095 764 51 22. Puoi avvalerti per i lavori della consulenza e professionalità del geometra Giuseppe Bella e in più paghi in comode rate. La tua salute è importante. Affidala a chi ha fatto di un mestiere una passione. Farmacia Gallo del dottor Orazio Gallo. Da noi potrai trovare un vasto assortimento di farmaci e parafarmaci, un ampio spazio dedicato ai prodotti naturali, omeopatici e fitoterapici, prodotti per l'infanzia, calzature, dermocosmesi, make-up, idee regalo, igiene, nutrizione, sport, veterinaria, reparti curati con passione e massima professionalità. Vienici a trovare in via Nazionale Guardia 196 ad Acireale. Seguici anche su Facebook. Farmacia Gallo. Il mondo della farmacia sta cambiando. C'è tutto un mondo intorno fatto di piccole cose straordinarie. Da OVS Kids, ovviamente. Maglie, maglioni, pantaloni, giubbini, centinaia di nuovi capi con i colori e i modelli per l'autunno-inverno. Prova da OVS. Scopri le grandi promozioni e un assortimento ricchissimo. Dal corredo 00 ai 14 anni. OVS Kids. L'autunno si veste di colore, fantasia, allegria. Con un grande assortimento nel quale sbizzarrirsi. Ad ACI in via Vittorio Emanuele 1416 e a Zafferana Etnea in piazza Luigi Sturzo 123. OVS Kids, mi piace! Terza parte del nostro giornale, abbiamo detto dei festeggiamenti in onore di San Sebastiano, ma oggi sono nel vivo a Via Grande i festeggiamenti in onore di San Mauro, patrono per l'appunto di Via Grande. Le luci delle telecamere della nostra emittente si sono accese con la svelata, poi il pontificale, quindi la trionfale uscita delle 13. Si è così conclusa la prima parte di diretta della festa di San Mauro. Nel pomeriggio poi altri appuntamenti, ma intanto ci colleghiamo con Via Grande. Antonio Trovato. Sì Antonio, la diretta della prima parte della festa dedicata a San Mauro, patrono di Via Grande, si è appena conclusa. In questo momento San Mauro si trova per le strade di Via Grande e il rientro è previsto intorno alle 23. Questa mattina siamo andati in onda alle 10 e alle 10.30 la svelata del simulacro di San Mauro. Poi abbiamo trasmesso sempre in diretta il solenne pontificale presieduto da Monsignor
signor Paolo Urso e alle 13 in punto la trionfale uscita di San Mauro nella piazza proprio San Mauro con un grandissimo e imponente spettacolo pirotecnico. Grazie Antonio, a più tardi. Grazie a te e a tutto lo staff che opera per questa buona riuscita della diretta di San Mauro a Via Grande. Ad Acireale la Sogip Servizi Acqua e Gas Metano comunica invece che venerdì prossimo, 17 gennaio, causa lavori urgenti nella sorgente Miuccio, sarà interrotta l'erogazione idrica dalle 7 alle 17 nelle zone di Corso Italia, via Cervo, Corso Savoia, centro storico e nella frazione marinara di Santa Maria La Scala. Restiamo ad Acireale, nuova sede per il club La Manovella. Vediamo. È stata inaugurata sabato pomeriggio in via Paolo Vasta 16 la nuova elegante sede del club La Manovella e del Vespa Club Acireale. Il nostro club La Manovella Acireale, che opera sul nostro territorio da più di 30 anni e da circa 20 è federato all'Automotoclub Storico Italiano, da oggi inaugura la nuova sede appunto in via Paolo Vasta 16 e resteremo a servizio di tutti i nostri soci e di chi vorrà tesserarsi con il nostro club. Il lunedì, mercoledì e venerdì, tutti i pomeriggi, la sede sarà aperta al pubblico e ovviamente chi vorrà potrà ottenere attraverso noi il certificato di rilevanza storica e collezionistica rilasciato dall'Automotoclub Storico Italiano. Il club La Manovella è l'unico club federato ASI autorizzato ad operare sul territorio acese per il rilascio del certificato di rilevanza storica e collezionistica, unico documento riconosciuto dallo Stato per poter ottenere le agevolazioni fiscali e assicurative. Nella stessa sede è presente anche il Vespa Club Acireale, affiliato al Vespa Club d'Italia. All'inaugurazione erano presenti, oltre che diversi presidenti di club siciliani, il vicepresidente dell'ASI, Automoto Club Storico Italiano, Antonio Verzera. Una federazione che oggi raggruppa 284 club sul territorio nazionale per circa 150.000 tesseramenti, che è un ente certificatore riconosciuto dall'articolo 60 del codice della strada, pertanto l'ASI emette delle certificazioni che vengono preparate da tutti i club e da tutti i commissari tecnici dei club che agiscono sul territorio nazionale. È un grande movimento culturale, un grande movimento che sicuramente dedica delle attenzioni a quello che è il patrimonio motoristico italiano, ma fondamentalmente a tutela della storia del patrimonio motoristico, di tutto ciò che rispecchia usi e costumi del nostro popolo nel corso degli anni. E adesso andiamo a chiudere, lo facciamo con le previsioni meteo per domani. Cielo quasi sereno con qualche annuvolamento, temperature minime in leggero aumento, massime fino a 15-17 gradi, venti in prevalenza deboli, mare mosso. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.